Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nelle pagelle a caldo di Juventus Venezia. Una Juve che vince per 2-1, una partita sporca, brutta, complicata e che purtroppo andiamo a complicarci da soli. Abbiamo già parlato di questo nel post partita che è uscito subito dopo il triplice fischio. Nella giornata di domani invece ho intenzione di sviscerare un altro argomento che va a coinvolgere direttamente la Juventus e quelle che sono state le ultime due gestioni tecniche, quindi quella passata di Andrea Pirlo e quella in essere di Massimiliano Allegri. Io come al solito vi chiedo un mi piace, un'iscrizione al canale, siamo già 211.000, e di lasciare un commento qui sotto con le vostre pagelle. Tra l'altro in descrizione trovate anche il link per farle proprio graficamente. Taggatemi su Instagram nelle vostre storie, provvederò a ripostare tutto. Se ci siamo, iniziamo subito. Oggi la pagella d'Allegri la faccio qua, non sto a fare un altro video nel quale semplicemente andrei a ribadire le cose che ho detto nel post partita, cioè la squadra che bla bla bla, andatevi a vedere quello lì. Oggi possiamo, anzi poi domani approfondiremo col discorso appunto legato al video confronto. L'unica cosa davvero che possiamo dire di diverso dal solito, perché per il resto è stato un copione che purtroppo abbiamo già visto tante volte quest'anno, è Miretti dal primo minuto. Quindi tutto sommato la gestione di Allegri è il solito 6. La partita che devi vincere, che vinci non convincendo al 100%, nonostante i valori tecnici individuali di grandissimo livello rispetto al Venezia, una partita che soffri anche più del dovuto, una partita nella quale però per la prima volta vediamo Miretti, quindi un giovane, dal primo minuto in Serie A, un prodotto della tua cantera, delle tue giovanili, della primavera. È un 6 insipido a tre giornate dal termine in cui la Juventus prova a portarsi avanti e a caso ufficialmente la qualificazione in Champions. Un 6 che però non raggiunge la Juve proprio come stagione, ma di questo appunto parleremo domani. Szczęsny 6,5, c'è stato un momento in cui la Juventus è stata letteralmente bombardata dal Venezia. Ci sono stati 3, 4, 5 minuti intensi, boom, 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 uno a così dietro l'altro del Venezia. Meno male che Szczęsny anche sulla punizione, poi quella di Aramu fortissima, è vero, arriva sul suo palo, però la palla ragazzi andava fortissima. Io penso che sia 6,5 il voto giusto. Ancora una volta torno su questo discorso, abbiamo preso gol con l'Inter, abbiamo preso gol con Bologna, abbiamo preso gol col Sassuolo, abbiamo preso gol con questa, quell'altra, abbiamo preso gol anche oggi col Venezia. Non siamo più in grado di fare clean sheet. La squadra concede sempre almeno una o due occasioni pulite a partita agli avversari, se non di più. E Szczęsny, poveraccio, deve sempre raccogliere la palla in fondo alla rete. Szczęsny 6,5. Ma la Juventus qualcosa da aggiustare ce l'ha nella fase difensiva. Non stiamo andando bene. 6,5 anche a De Ligt, che fornisce l'assist a Leonardo Bonucci a un certo punto per l'1-0 dopo pochissimi minuti dall'inizio gara. Oggi De Ligt, che quando attaccavamo eravamo schierati palesemente con un 3-5-2, faceva il centro-sinistra nella difesa 3, un De Ligt che tante volte si è spinto anche in avanti, un De Ligt che risulta decisivo ai fini del risultato, un De Ligt che probabilmente potremo vedere lì, in quella posizione da qui alla fine della stagione, un De Ligt che diventa sempre più giocatore interessante, giocatore necessario, indispensabile, insostituibile per questa Juve. Ora vedremo col discorso legato a Mino Raiola. Apro e chiudo una parentesi, sono veramente amareggiato da quella che è stata l'ultima settimana di vita di Mino Raiola, per quello che è accaduto. Un grandissimo in bocca al lupo alla famiglia e un grandissimo in bocca al lupo ai calciatori che erano sotto di lui e sotto la sua agenzia. Vedremo se De Ligt continuerà sotto di lui, sotto l'agenzia di Mino, se deciderà di fare qualcos'altro. Un abbraccio alla famiglia di Raiola. A me sinceramente dispiace per la scomparsa di una persona che ha cambiato la concezione del calcio in questi anni, quindi riposa in pace Mino. Vedremo se il destino di De Ligt sarà intrecciato rispetto a quello che è accaduto in settimana, o se De Ligt riuscirà comunque a decidere di rimanere alla Juventus e diventare magari, chissà perché no, capitano futuro. È il capitano di oggi, con Chiellini in panchina e con Dybala in panchina, entrambi giocatori che probabilmente non saranno più nella Juve dell'anno prossimo, Dybala sicuramente, Chiellini molto probabile. Capitano Leonardo Bonucci, che compie gli anni, ne fa 35, quindi capiamo bene che inizia a essere un giocatore a fine ciclo con il calcio, non con la Juventus, che avrà le ultimissime stagioni in bianco-nero, le ultimissime stagioni da professionista a questi livelli. Però se uno come Bonucci in una partita del genere così complicata te la risolve con una doppietta, capisci che anche quest'anno, in cui Bonucci è venuto un po' più a mancare rispetto agli altri anni, hai magari avuto delle carenze
perché ti serviva uno come Bonucci. Se non sbaglio, il quinto gol stagionale di Leonardo Bonucci, mica male per un difensore, la seconda doppietta addirittura. Certo è pensare che la Juventus in casa, a 3 giorni dalla fine, contro un Venezia ultimo in classifica, debba vincere per 2-1 soffrendo con doppietta di Leonardo Bonucci. Penso che questo ti dia una dimensione abbastanza concreta di quella che è la stagione della Juve. Apro un'altra parentesi, mentre il Milan sta giocando, quindi non so se vincerà oppure no, però il Milan è la squadra che nel girone di ritorno insieme alla Juventus ha fatto più punti, sono loro che si giocano il primo e il secondo posto. Ecco, pensare che questa Juve comunque dalla prima partita di ritorno ad oggi, insieme al Milan che è primo in classifica, sono le due squadre che hanno fatto più punti in Serie A, anche questo dovrebbe darci veramente un'indicazione, ma non noi tifosi della Juve, noi tifosi italiani del calcio in Italia. Perché questa Juve qui, ragazzi, e lo stiamo vedendo, cioè è inutile che ci prendiamo in giro. Dal mercato di riparazione in poi cosa ci saranno state? 20 partite, non lo so, le sto contando: Roma, Napoli, Udinese, Milan, Hellas, Atalanta, Toro, Empoli, Spezia, Samp, Salernitana, Inter, Cagliari, Bologna, Sassuolo, Venezia, sono 16, più Villarreal andata e ritorno, 18, più in Coppa Italia cosa ce ne saranno state? 2? No, una ventina di partite. Quante partite davvero convincenti è riuscita a fare la Juventus? Poche. La risposta è poche, poi ve le lascio giudicare a voi. Non dico zero perché non è vero, direi una bugia, però poche. E quindi vediamo dove andiamo, però sì. Insomma, è un po' amaro ragionare su queste cose, ma forse sto spoilerando un po' troppe cose del video di domani. 8 a Bonucci, 8 in pagella. 6,5 a Danilo, che è l'altro che fa l'assist, un assist di naso, di faccia, un assist un po' particolare, però pur sempre un assist con un gol, secondo di Bonucci, un po' roccambolesco. Però succedono anche queste, per fortuna che è successa questa, ma meno male che è accaduta. 6,5 a Danilo, che non fa una partita super appariscente, braccetto destro della difesa 3, terzino bloccato, se vogliamo, con Pellegrini terzino di spinta. Partita onesta che si risolve con un assist. 6,5 invece per Pellegrini, che tra l'altro becca una traversa nei primissimi minuti di gioco, quindi un giocatore che comunque bene o male sta crescendo in questa stagione. Forse l'unica vera nota positiva, perché un calciatore che l'anno scorso non faceva parte della rosa della Juventus, l'anno prima nemmeno, già di proprietà Juve, mandato a giocare in giro in prestito, non sembrava, ma anche quest'estate ve lo giuro, al trofeo Gamper a Barcellona non sembrava un calciatore in grado di poter rimanere dentro questa Juventus. Invece secondo me Pellegrini ha fatto una buonissima crescita per essere al suo primo anno di Juventus, un'altra partita convincente. Se proprio devo trovare un pelone nuovo nel suo 6,5, è l'ennesimo cartellino giallo, tra l'altro in un momento stupido della partita, perché mancava veramente 30 secondi e non aveva senso prendere quel cartellino giallo, che ancora una volta lo porta verso la panchina, verso la sostituzione, perché Allegri a queste cose ci sta attento, e quindi Pellegrini esce ed entra al suo posto Alessandro, che poi non fa un ingresso in campo di chissà quale livello, anche qua ve lo ripeto, io non me lo ricordo, ragazzi, io non mi ricordo Alessandro quando entra, quando gioca, non mi accorgo della sua esistenza. Me ne sono accorto perché ha fatto anche lui un fallo abbastanza stupido, entrato perché quell'altro era ammonito, lui 5 minuti fa un fallo e viene ammonito pure lui. Per il resto non mi ricordo, non so, 5,5? 5, vedete voi. Rabiot 6, sicuramente in crescita, lo vedo correre, adesso lo vedo correre, ha fatto un recupero nel primo tempo molto importante. È un altro Rabiot sicuramente, perché ci mette quel minimo di voglia in più rispetto a quello dell'andata. Siamo ancora, secondo me, abbastanza lontani d'essere un calciatore di assoluto livello, un assoluto protagonista, un trascinatore della Juve, ma sicuramente un Rabiot oggi positivo all'interno di una partita, secondo me, da 6, non da di più. C'è stato un bello scatto e ha messo un bel pallone nel secondo tempo, un bel cross, però sono delle spie, si accendono e si spengono. Queste sono le partite di Rabiot, una cosa fatta bene e immediatamente dopo una cosa fatta male, una rincorsa continua. Zaccaria 5,5, perché ha rischiato di lasciarci in 10, sarebbe stato un'ingenuità terrificante, ha rischiato anche di fare gol sullo 0-0 dopo pochissimi minuti. È un giocatore che a me piace molto, perché sulle seconde palle è sempre attento, ci arriva sempre lui, quindi un giocatore veramente che legge in anticipo il gioco, è intelligente a capire dove andrà il pallone.
Oggi non chissà che cosa, una partita secondo me da 5 e mezzo, in cui si poteva fare qualcosina di più, forse anche limitato dal cartellino giallo che aveva preso per paura di dover essere espulso, non lo so, però non mi è sembrato il miglior Zaccaria oggi. È un giocatore interessante che a me piace un sacco. E invece 7-7 per Miretti. Ragazzi, io l'ho detto all'inizio, non è che oggi è un fenomeno, se, ho detto, se fa una partita fatta bene non è un fenomeno, se fa una partita fatta male non è un bidone, ci deve essere una via di mezzo. Questo è un ragazzo di 18 anni, che ne farà 19 ad agosto, un giocatore che non aveva mai giocato una partita di Serie A, un ragazzo giovanissimo, tifoso della Juve da sempre, alla Juve da sempre, giocatore che fino adesso in carriera ha fatto della Primavera, della Serie C, un giocatore che non aveva la possibilità, non aveva ancora avuto la possibilità di confrontarsi in un campionato di Serie A, parte titolare nella Juventus, a 3 giornate alla fine, la Juventus che deve ipotecare il quarto posto per entrare in Champions League, la Juventus la risolve bene o male con 2 calci piazzati che nascono entrambi dal suo piede, un giocatore che ci ha messo tanto, perché c'ha tanta visione, un giocatore veramente bravo a giocare di prima, un giocatore bravo a andare in verticale, ma questo rimane un ragazzo di 18 anni che sta iniziando il suo percorso alla Juventus. Vi chiedo la cortesia di non portarlo al nuovo Andrea Pirlo e di non farlo sembrare il nuovo Thiago, perché arriverà un giorno che sbaglierà una partita e non voglio che venga etichettato come Thiago, come oggi non voglio che venga etichettato come Pirlo. Miretti è Miretti. Ha delle caratteristiche interessanti? Sì. È un giocatore che può fare errori nel corso? Sì. L'ha fatto anche l'altro giorno in semifinale di Out League, regalando, tra virgolette, il gol dell'1-0 al Benfica. È un giocatore molto, molto interessante, ma è un giocatore che ha 70 minuti circa di calcio in Serie A. È un ragazzo che ha ancora tutto davanti e spero di vederlo frequentemente da qui alla fine, che è un po' quello che mi auguravo l'anno scorso con Fagioli. Dicevo, perché far giocare ancora Ramsey, che è palesemente un giocatore che non sarà la Juve l'anno prossimo, invece che dare la possibilità a uno come Fagioli, che è della Juventus, è giovane, rampa di lancio, e niente, giocava Ramsey, oppure addirittura giocava Danilo. Anche quest'anno la Juventus si è ritrovata a giocare con Danilo, centrocampista, con Miretti in panchina, e ora mi auguro che nell'emergenza, perché siamo in emergenza a centrocampo, non ci sia più la necessità di dover mettere un terzino a centrocampo, e ve lo ribadisco, non è mai colpa di Danilo perché la sua prestazione l'ha sempre fatta, bensì diamo la possibilità a un ragazzo di giocarsi le sue carte, di fare bene e di fare male, perché se sbagliano quelli della prima squadra avrà il diritto di sbagliare anche questo. Eppure oggi abbiamo visto cose interessanti, quindi un grandissimo in bocca al lupo a Fabio, bravo, 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 primo voto in pagella 7. Continua così, sperando di rivederlo ancora. E arriva Bernardeschi, che secondo me è un 5. Facciamo un 5. Non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto per niente. Ora non so se è perché lì largo a destra, in questa sorta di 3-5-2 storto, 4-4-2 storto, il modulo della Juve è sempre un po' difficile da decifrare. Non mi è piaciuto. Troppo poco. Troppo poco per un giocatore che dovrebbe provare almeno a farti la differenza contro l'ultima in classifica, invece mai, non rischia mai la giocata, per usare le sue parole. Davvero, oggi non c'è stato un momento in cui ci ha provato a rischiare la giocata. Secondo me la partita di Bernardeschi è insufficiente, è 5 secco. Come è da 5 anche Vlahovic, non mi è piaciuto. Poche palle giocabili, questo è vero. Però anche quando quel poco poteva esserci, mi viene in mente l'ultima palla prima del fischio finale del primo tempo. Perché tirare quando puoi stopparla, accarezzarla, lisciarla, pettinarla? Un po' più di cattiveria, un po' più di sostanza, un po' più di grinta. Poi, è ovvio, Vlahovic, lo sappiamo, tutte le volte che lo vediamo giocare spalla alla porta, almeno a me viene male. Viene male perché è bravissimo giocare spalla alla porta, ma va valorizzato di più con dei palloni che gli arrivano e deve guardare la porta. Bisogna andare più in verticale su Vlahovic. E qualche volta Miretti oggi l'ha fatto. C'è stata anche una possibilità in cui poteva tirare col destro, ha voluto stopparla di tacco, girarsi, provare ad andare sul sinistro. Serve un po' più attaccante d'area di rigore, un po' più di cattiveria, perché Vlahovic gioca tanto per la squadra. Io ora lo voglio vedere anche un po' più egoista, negli ultimi metri ovviamente, non vi parlo di quando c'è, però un po' più di cattiveria, un po' più di ehi, ora faccio gol, perché ce le ha. Ce l'ha, è una partita da 5 questa, è una partita brutta di Vlahovic. Ma la gente che mi dice che Vlahovic è già stato rovinato, ragazzi, ma per cortesia, ma
un po' di contegno, ma non diciamo delle eresie. Vlahovic è un campionissimo, è un giocatore fortissimo e ce l'ha dimostrato in queste poche partite che ha fatto con noi. No, non iniziamo a pensare che Vlahovic sia scarso, per l'amor del Signore. 5 anche a Morata, completamente fuori dal gioco, là davanti è mancato qualcosa, e questa doppia insufficienza degli attaccanti, se vogliamo anche a Bernardeschi, che era quello che poteva staccarsi un po' di più, fa capire che la Juve negli ultimi metri è stata poca roba, che andava a folate, i voti più alti sono in difesa perché c'è la doppietta del difensore con assist di altri due difensori, sono i tre dietro i grandi protagonisti di oggi, più la traversa, se vogliamo, di un terzino, e la doppia punizione di angolo, quindi il doppio piazzato calciato dal regista. Per il resto siamo stati un po' inconsistenti, niente di che. E quindi anche Morata si becca questo 5. Siamo a pochissime giornate dalla fine. Bernardeschi, Dybala, Morata potrebbero essere le loro ultime partite con la Juve. Serve anche quel qualcosa in più. Anche Paolo entra dalla panchina, purtroppo oggi non è stato determinante. Paolo oggi è entrato e ha sbagliato tante cose, non ha giocato chissà quanto, aveva pochi minuti a disposizione. Secondo me il voto di oggi è 5,5, poi a un certo punto ha provato anche a tirare verso lo specchio della porta. Io non so perché non sia partito dall'inizio, non so se per scelta tecnica, per turnover, perché lo vuol tenere per la finale di Coppa Italia tra 10 giorni, non lo so. Io però tutte le volte penso che lì davanti sia necessario uno come Dybala, perché se no lì davanti non ce l'abbiamo quell'accendere la lampadina. Se manca Dybala e manca anche Cuadrado, lì davanti negli ultimi metri facciamo un po' fatica. E forse oggi è entrato anche un po' arrabbiato. Non dimentichiamoci che quella di oggi per Dybala era la penultima partita allo Juventus Stadium da calciatore della Juventus, e magari oggi aveva in testa di provare a fare la prestazione, provare a segnare un gol, provare a salutare, e quindi magari è entrato anche un po' così. Io purtroppo sarebbe facile dire no, sei un professionista, devi stare qua. Però ragazzi, sappiamo come si è arrivati a questa situazione con Paolo Dybala, sappiamo qual è stato il ragionamento della Juve. Io posso anche comprendere che il ragazzo in questo momento sia un pochino giù di morale. Poi è ovvio che mi auguro di vedere sempre giocatori che danno il 200%, però Dybala è stato palesemente messo alla porta dalla Juve, e quindi sotto sotto ve lo dico, purtroppo questa situazione posso comprenderla umanamente lato Dybala. Mi auguro che possa giocare almeno l'ultima con la Lazio. Tra l'altro, fun fact, sarà Sarri contro Allegri, due degli allenatori, il primo a fare vincere uno scudetto alla Juve e l'ultimo a fare vincere uno scudetto alla Juve, contro, in casa, alla sua ultima a Torino con la maglia della Juve. Ken Sei, che tra i subentrati forse è stato quello che ci ha messo quel qualcosina in più. Non stiamo parlando di chissà quale ingresso, perché davvero lì davanti oggi abbiamo fatto male, però l'ho visto entrare con un piglio diverso, forse perché vuole cercare di conquistarsi un altro anno alla Juve, forse perché voleva cercare il gol da dedicare a Mino Raiola, che è anche il suo procuratore, non lo so. Però ho visto un Ken un pelo più voglioso rispetto al solito quando entra, o forse per dare semplicemente continuità al gol che aveva trovato anche col Sassuolo da subentrato, non lo so. Mi è sembrato leggermente meglio dei quattro attaccanti, forse quello che ci ha messo un po' di più. E quindi queste erano le pagelle, fatemi sapere le vostre qui sotto nei commenti, e come sempre in descrizione trovate il link per la tier list dove potete fare le pagelle. Ci vediamo domani con un altro video in cui parleremo un po' più nel dettaglio di questa stagione della Juve, con un occhio di riguardo al passato per capire il futuro.